E in questo cammino di Dio in noi abbiamo una guida. Ed ecco il secondo insegnamento, la guida. Lasciamo giocci su questa guida che è lo Spirito. Dice l'Apostolo ai Corinti 2, che prima lettera, che soltanto lo Spirito penetra le profondità di Dio, i misteri di Dio, e ci rivela quello che è Dio. E lui la guida, quelli sono i veri figli di Dio, che sono guidati, il termine greco è azionati, dallo Spirito di Dio. La guida è lui. Mi dico fin dall'inizio che questa guida bisogna conoscerla, bisogna amarla e bisogna seguirla. Conoscere la guida, una guida meravigliosa, amarla con tutto il cuore e seguirla, essere docili, ascoltarla, lasciarsi condurre da questa guida. Allora cominciamo con una prima conoscenza della guida. Chi è questa guida? Nello Spirito Santo noi possiamo avere una conoscenza teologica, possiamo avere una conoscenza economica, e mi spiego. Beh, conoscenza teologica è l'intelligenza del posto che lo Spirito occupa nella Trinità. Il discorso delle origini, come viene originato nella Trinità lo Spirito, il ruolo dello Spirito ad intra nella vita divina, le peculiarità dello Spirito nella vita intra. Noi non ci addentriamo in questo mistero. Mettiamo da parte, la supponiamo così, almeno come conoscenza generale, questa conoscenza teologica dello Spirito. Ci sarebbe invece la conoscenza economica. Che cos'è la conoscenza economica? È il ruolo che lo Spirito svolge nel tempo, non più nell'eternità, nel tempo, e si collega con la missione dello Spirito, mentre la conoscenza teologica ha per centro le origini, cioè la processione dello Spirito. Invece la conoscenza economica ha per centro la missione dello Spirito nel piano salvifico di Dio. Che cosa ci fa lo Spirito? E dal come agisce lo Spirito, da quello che fa lo Spirito, che noi risaliamo alla intelligenza dello Spirito. È indispensabile che noi cominciamo con la missione che si collega all'origine. Nel tempo noi abbiamo le missioni divine legate al tempo. Nelle scritture noi abbiamo due grandi missioni e due grandi mandati. Il primo grande mandato
fatti destini parlando della missione del figlio. Tutti quei testi in cui Gesù si chiama l'inviato del Padre. Ci sono molti testi in cui Gesù si chiama l'inviato del Padre. Ma mettiamo così sotto fuoco un testo, vediamo un testo che qui ho segnato, è Giovanni 3,17. Semplice. Dio ha mandato il figlio nel mondo non per giudicare il mondo ma per salvarlo. È un testo classico che traiamo dal discorso, dal dopo discorso di Gesù con Nicodemo. Qui abbiamo un mandante. Il mandante è il Padre. Abbiamo il mandato, l'inviato, ed è il Figlio. Abbiamo un destinatario, che viene chiamato termine, ed è il mondo. Abbiamo un modo come questo mandato, inviato, compie la sua missione, l'incarnazione. Abbiamo l'effetto di questa missione, perché il figlio di Dio è un nuovo modo di essere, da ora in poi è verbo incarnato nel mondo. Mentre per semplicemente il verbo in Dio, fuori della Trinità, come mandato dal Padre, è verbo incarnato. Nei riguardi nostri è la salvezza. Tutti questi elementi li troviamo nel testo. In un semplice rigo troviamo tutti questi elementi. Il mandante, il mandato, il destinatario, mondo, il modo come esegue la sua missione di incarnazione, l'effetto, un nuovo modo di essere del mandato e un nuovo modo in cui ci veniamo a trovare noi destinatari, la salvezza, perché il mondo si salvi. Nel bando di scrittura troviamo un altro inviato, abbiamo tanti testi che ci parlano di un altro inviato, lo Spirito Santo, per cui le scritture conoscono la missione del padre che manda il figlio, e anche la missione del padre e del figlio che mandano lo Spirito Santo. Mentre il figlio, a causa delle origini, perché la missione è legata alle origini, è mandato soltanto dal padre, invece lo Spirito, a causa delle origini, procedendo dal padre e dal figlio, è mandato dal padre e dal figlio. E se vogliamo due testi, un primo testo lo troviamo in Giovanni 14, 26, prendete Giovanni 14, 26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Qui è il Padre che manda però nel nome di Gesù, per mezzo di Gesù, attraverso la persona di Gesù. C'è un accenno. Dunque abbiamo un mandante che è il Padre, sebbene sia legato al Figlio,
me lo vedremo questa meglio in Luca 24, abbiamo il mandato lo Spirito Santo, che viene chiamato Consolatore, Paraclito. I destinatari sono gli apostoli qui. Il modo con cui lo Spirito attua questa missione è visibile, come quello del Figlio. Difatti, nel vento e nel fuoco si manifesterà questo Spirito. L'effetto che produce è l'insegnamento e la presenza continua dello Spirito con gli Apostoli. Prendiamo un altro testo, Luca 24, 49. E io manderò su di voi, quello che il Padre mio ha promesso. E lo Spirito Santo. Dunque io manderò quello che il Padre ha promesso. Qui il mandante è il Figlio. Però lo manda con un ricordo del Padre, per cui ce lo richiama sempre al Padre. Anche qui è mandato agli apostoli, che si ritrovano solo gli apostoli, in un modo come verrà, in un modo visibile. Un altro modo visibile è quello in cui il Padre mandò lo Spirito sul Figlio, sul Giordano, sotto forma di colomba. Poi vedremo i modi invisibili. L'effetto è che lo rende testimoni e assicura una buona presenza dello Spirito con gli Apostoli. Per quello noi troviamo nelle Scritture, così grosso modo, due mandati. Lasciamo da parte adesso il Figlio e fermiamo l'attenzione al secondo inviato, lo Spirito. Lo Spirito che è inviato dal Padre e dal Figlio. Abbiamo un invio che si attua in modo visibile, Pentecoste, ma abbiamo un invio che si attua, dovremmo permanentemente, perennemente, continuamente, in modo invisibile. Ecco un altro testo, il testo di Galati 4. Prendiamo Galati 4. Non devo riuscire arido questo modo di procedere, sarà arido a principio, perché devo avere tutti i testi davanti, perché il nostro discorso sia fondato sulla parola di Dio, ma poi saremo un po' più liberi. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, anche qui c'era il Dio, e poi il Figlio, perché lì c'è messo la luce dei figli, che voi siete figli, ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, che grida Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio, sei anche rete per la volontà di Dio. È un testo completo questo, dove abbiamo le due missioni, ma non interessa questa seconda missione, quella del Paraclito, quella dello Spirito Santo, che viene inviato dentro di noi, perennemente, perché noi possiamo essere figli e gridare al Padre, Abba, come il Figlio Gesù grida Abba. Qui abbiamo una esplicitazione della missione propria dello Spirito Santo.
che ci fa figli di Dio, che dimora dentro di noi e ci fa gridare, ci fa vivere. E su questa missione dello Spirito dentro di noi che noi leghiamo il nostro discorso di guida. Quelli sono i veri figli di Dio che sono guidati dallo Spirito. Da ora in poi, per tutta la Chiesa, dalla Pentecoste in poi, lo Spirito è alla guida. Per ciascuno di noi dal battesimo, lo Spirito è alla guida, è dentro di noi, ma non soltanto alla guida, ma lo Spirito si congiunge a noi, dimora dentro di noi, ci fa figli di Dio, dimora come in un tempio dentro di noi e compie tutte le sue operazioni che meglio vedremo appresso. E allora chi è la guida nostra? La guida nostra è lo Spirito mandato dal Padre. È il gioiello, diciamo, della Trinità, e il bacio della Trinità, e l'amore della Trinità. Il Padre ama il Figlio, questo amore e il bacio che si danno il Padre e il Figlio, questo bacio divino, questo ci viene donato. Nel bacio abbiamo la congiunzione di due persone. Il Padre si congiunge al Figlio, il Figlio si rapporta al Padre, e c'è comunione tra Padre e Figlio perenne, perché continuamente si baciano. Noi non ci baciamo continuamente. Il Padre e il Figlio si baciano continuamente e circola la vita tra Padre e Figlio, e questa vita è lo Spirito, è l'amore. E questo bacio, questo amore, questa vita, questa comunione che il Padre e il Figlio ci hanno inviato, perché anche noi entriamo in comunione con loro. Il testo di Giovanni, prima lettera, primo capitolo. E noi questo annunciamo perché anche voi entrate in comunione con noi, e la nostra comunione nello Spirito è con il Padre e il Figlio. Qui già cominciano a delinearsi tutte le attività dello Spirito. Uno Spirito che ci fa figli e poi ci mette in condizione di sentirci figli di Dio, generati dal Padre. Questo Spirito che ci rapporta al Padre, ci mette in comunione col Padre, nel Figlio. Questo Spirito che ci illumina, questo Spirito che ci riscalda, questo Spirito che prega, questo Spirito che ci guida, questo Spirito che ci insegna, questo Spirito che ci ricorda, sono tutte attività dello Spirito che noi vedremo nella guida che lo Spirito farà di noi. Per il momento basta così guardare al grande dono che Dio ci ha dato, è il dono. Domino Dei Altissimi, viene chiamato. E anche le scritture, Gesù, lo chiama il dono del Padre. Benediciamo il Signore in questo momento, che ci ha donato lo Spirito. Quasi quasi, dice
insomma, che il padre e il figlio si hanno donato di meglio di loro, si sono quasi svuotati per donarci il meglio di loro, ossia tutto il loro essere. Lo vedremo subito, perché con lo spirito viene in noi il padre e il figlio. Se qualcuno mi ama, cioè allo Spirito Santo, io e il Padre verremo in Lui e faremo abitazione in Lui. E lo Spirito che provoca la inabitazione in noi di tutta la Trinità e la realizzazione già in luce, cioè in anticipo, in inizio, di quello che sarà il nostro termine, il nostro traguardo, la verificazione. Perché la Trinità dimorando in noi ci assorbe talmente che noi ci verifichiamo e il figlio diventiamo figli e divenuti figli siamo in perenne comunione con il Padre nell'amore. Arrivati a questo punto, noi vogliamo porci una prima domanda. Prima di passare ai testi di Corinto 3:1, 3:16 e di Giovanni 14:23, dove si parla della grazia della inabitazione. Che cosa comporta? La grazia della vigilanza, che cosa comporta? Vogliamo sapere se questa missione dello Spirito nei nostri riguardi è specifica e propria dello Spirito o è comune anche al Padre e al Figlio. E lo Spirito Santo, abbiamo detto, ci unifica, ci santifica, però questa operazione santificatrice è propria dello Spirito o è soltanto per appropriazione? Cioè le tre persone divine hanno il loro modo proprio di agire, o tutte e tre operano insieme. Qui i teologi distinguono come causa efficiente e causa formale. Come causa efficiente, che la causa efficiente è sempre estrinseca, sono tutte e tre ad operare, per cui il Padre e il Figlio e lo Spirito che creano. E il Padre, il Figlio e lo Spirito che redimono il mondo. E il Padre, il Figlio e lo Spirito che ci santificano. Però, come noi nel Figlio troviamo una missione propria perché il Figlio ci redime, il Figlio è Verbo incarnato, dove il Padre si incarna, dove lo Spirito si incarna. Vogliamo sapere se lo Spirito, che in maniera particolare si unisce a noi, e a causa di questa unione specifica sua con noi, interviene pure per il mistero della circoncessione, anche il Padre ed anche il Figlio. Allora diciamo subito che quasi tutti i teologi oggi ammettono che è un'azione specifica proprio dello Spirito, questa santificazione, per cui la guida nostra non è tanto la Trinità, quanto specificamente lo Spirito. E lui, lo Spirito, che si unisce al nostro spirito, e sì lo spirito del Padre, e sì lo spirito del Figlio,
nella persona dello Spirito che si unisce a noi, quasi come causa formale, come causa formale. E unendosi a noi ci santifica, lui è santo, il santificante, e noi siamo i santificati dello Spirito. Ricorre come avviene, lo dico così in anticipo, come avviene questo? Come mai lo Spirito di Dio si unisce al nostro spirito e lo santifica? Io vorrei fare buio qua, per dare una scena plastica, ma immaginiamo una lampadina spenta. Che cos'è una lampadina? No, c'è stata. Che cos'è una lampadina spenta? Non mi sa una cosa, è un vetro con un filo dentro, ma una cosetta, una cosetta. Noi siamo una lampadina spenta. Dio ci ha creato, ecco la creazione, ha messo il corpo, ha messo il vetro, e l'anima ha messo quei fili, due fili, con le facoltà dell'anima, ma siamo lampadine spente nell'ordine soprannaturale. Appena questa lampadina viene messa in contatto con la corrente, ecco, diventa una lampadina luminosa, ecco la luce. Ed ecco il calore, luce e calore. Lo Spirito di Dio, che è la corrente divina, attaccandosi al nostro spirito, fa di noi lampadine spente, inutili, lampadine luminose. E noi abbiamo luce e calore. La luce che è dalla corrente, il calore che è dalla corrente, per cui la luce divina, la luce dello Spirito, e il calore divino entra in noi, e questa lampadina, che è luminosa e accesa, questa lampadina è così talmente unita al nostro spirito che è la luce dello spirito e il calore dello spirito. Siamo talmente uniti allo spirito e santificati dallo spirito perché siamo uniti intimamente allo spirito, perché la corrente divina penetra in noi e ci illumina e ci riscalda. Per cui da ora in poi le azioni nostre, la vita nostra, saranno nostre, ma saranno sempre dello Spirito. Ecco che lo Spirito diventa principio divino dentro di noi. Principio divino. Nella vita soprannaturale noi così abbiamo il principio divino, che è lo Spirito Santo. E questo principio divino, che a poco trasforma tutta la nostra vita, e questo principio divino che ci aziona e ci conquista giorno per giorno, il cammino non è altro che la progressiva conquista dello spirito dell'uomo. L'uomo viene conquistato così continuamente, progressivamente dallo spirito, e in misura che l'uomo si lascia conquistare, assorbire, trasformare dallo Spirito.
hai innanzitutto lo spirito. Grazia increata produce una grazia creata dentro di noi. Non mi piace però andare su questo termine scolastico. Lasciamo stare da parte. Ma siccome spirito creatore, dominum et vivificante, c'è uno spirito creatore, signore e datore di vita. Questo Spirito Santo, datore di vita, che cosa fa? Dimora dentro di noi. E il primo effetto di questa dimora è la vigilanza divina. Ecco qua. Siamo diventati nello Spirito figli di Dio. Figli di Dio. C'è un nuovo modo di essere. L'uomo, cioè, acquista un nuovo modo di essere. Come il Verbo incarnandosi per opera dello Spirito nel grembo di Maria e compiendo la sua missione, acquista un nuovo modo di essere, Verbo incarnato, figlio di Dio incarnato, così analogamente noi acquistiamo per la inabitazione dello Spirito, che è lo Spirito del Figlio, un nuovo modo di essere, cioè lo Spirito ci innesta, ci inocula la vigilanza divina. Il Padre, cioè, mediante lo Spirito, innesta in noi il Figlio di Dio e fa di noi figli di Dio mediante lo Spirito. Per cui il primo effetto precedente, diciamo, alla guida, al cammino, e questo nuovo modo di essere che crea in noi lo Spirito Santo, figli di Dio, santi figli di Dio, perché il figlio di Dio è santo, ricordatevi quello che diceva l'angelo a Maria. E perciò quello che nascerà da te sarà santo, sarà chiamato santo. Noi siamo così, i santi di Dio, perché figli di Dio, nati dallo Spirito Santo, per opera dello Spirito Santo. Dunque dallo Spirito Santo nasce il santo, come dal Padre nasce il Figlio. Noi siamo i santi figli di Dio. Noi siamo i figli di Dio, noi siamo i santi di Dio. Perché lo Spirito Santo è santo. Dunque in partenza noi siamo santi. In partenza siamo santi. Come in partenza siamo figli di Dio. Iniziamo questo cammino di santità costituiti già nella vigilanza divina, costituiti già nella santità di Dio. È un cammino di santi attraverso la via santa. La via santa di cui parla già Geremia, cioè Isaia capitolo 35. La via santa, nessun impuro la percorrerà, ma soltanto i santi di Dio. Io vorrei fermarmi qui, questa sera, che ora sono? Quanto l'abbiamo fatto? Quasi tre quarti, quasi 40 minuti, per cui
usi il termine. E adesso per non mi riposare di dire, dunque siamo in partenza per il grande viaggio come figli di Dio, come santi di Dio, guidati dallo Spirito. Lo Spirito ci guida, è un cammino dello Spirito dentro di noi, è un cammino con lo Spirito nel mistero di Dio. Noi siamo abitazione di Dio, lo vedremo meglio, come ci vuole noi la Trinità, lo vedremo meglio, ma noi camminiamo su questa strada. Ecco chi è la nostra guida, conosciamola, vedremo come riconoscerla, perché altro conoscere, altro riconoscere, conoscere è una conoscenza così, senza esperienza, riconoscere invece è conoscere di nuovo uno che già si è conosciuto. Poco a poco cominceremo a riconoscere lo Spirito, la sua ispirazione, la sua voce, il suo modo di agire dentro di noi. È importantissimo questo nella nostra vita spirituale, riconoscere lo Spirito. Guai se noi non arriviamo a riconoscere lo Spirito. Che cosa dobbiamo riconoscere? La voce del Figlio. E la spirazione dello Spirito. Lo Spirito non parla, ispira, ricorda, stimola. Il Figlio parla. Vuoi sentire la voce del Figlio? Quelli sono le mie pecorelle che riconoscono la mia voce. Ma lo Spirito ci porta l'eco, l'eco della voce del Figlio. Perché lavorano in sinergia, non è che noi guardando lo Spirito dimentichiamo il Figlio è dentro di noi, Gesù è dentro di noi, noi siamo Gesù, e come stiamo attenti, noi siamo Gesù, e come vedremo nel senso intendimento, come lo Spirito è guida Gesù, guida Gesù, così lo Spirito guida noi, perché noi siamo Gesù. Come lo Spirito realizzò Gesù, così lo Spirito realizza noi Gesù. Perché Gesù non è soltanto Gesù di Nazareth, Gesù il Cristo totale siamo tutti noi. È quello Spirito che stampa Gesù. Moderno, stamperà anche noi secondo il modello principale che è Gesù di Nazareth, figlio di Dio. E allora due cose dobbiamo riconoscere: la voce del Figlio, la voce della verità, e riconoscere l'ispirazione dello Spirito, lo stimolo dello Spirito. Se noi arriviamo a riconoscere tra le mille voci la voce di Gesù e tra le mille ispirazioni la ispirazione dello Spirito, noi saremo a posto. Domandiamo allo Spirito Santo di acuire i sensi interiori, il senso dell'ascolto e il senso interiore del cuore. Perché è il cuore che ascolta, è il cuore che sente, è il cuore che ha questi due sensi di ascoltare e di sentire. Perché noi possiamo ascoltare la voce del Figlio e possiamo sentire il palpito, la forza dello Spirito. E così noi potremo camminare avanti secondo che il Maestro ci indica e secondo che lo Spirito
ci conduci. Oh Spirito Santo, io ti chiedo questa sera che tu ci dia la conoscenza di te, che ci dia l'amore di te, che ci dia la docilità alla tua condotta. Oh Spirito Santo, senza che noi siamo innamorati di te, senza che ti conosciamo profondamente in questo innamoramento, perché la tua conoscenza è vita, senza che noi ci lasciamo guidare da te ogni nostro discorso è inutile. Spirito Santo, questa sera noi vogliamo entrare nel mistero di Dio. E vogliamo lasciarti carta libera, vogliamo firmare in bianco il nostro assegno, ci abbandoniamo a te, perché tu ci guidi, sei tu a guidarci, o principio divino, nella via di Dio, perché possiamo realizzare quella sublime vocazione a cui siamo stati chiamati dal Padre, il Figlio. Alleluia.